Ok, siamo qui con Crash Fusion, che è un gioco della Vicarious Vision che fa è la stessa di Skylander, quindi non è una gran cosa. Però vabbè, il gioco qui è carino. Facciamo la partita, che non mi sembra il caso di andare a toccare altre due che sono già piene. Un'altra storia, questo qui è un gioco che non sono sicuro di finire perché qui, cioè, sono nel dubbio. Se mi diverto a farlo, ok, se no lo interrompo prima e cancello le parti. Allora, Cortex. Allora siamo d'accordo, Riptor. Collaboreremo per i veracci di Spear e Crash. Grazie ai miei mutamenti genetici, il tuo esercito di Riptor darà del filo da torcere a quei due. La peggior voce di Cortex di sempre. Riptor. Sì, Cortex, e li vestiremo come Crash e Spiro. I nostri nemici non capiranno neanche che devono stare dalla stessa parte. Attiverò le pedane di teletrasporto. Presto io, cioè noi, conquisteremo questo insignificante pianetucolo. Questo qua è Ripto che ride. Coco, sento che c'è di nuovo qualcosa che non va nella giungla. Ed è passato così poco tempo dalla nostra ultima avventura. Sì, è Quacku! Qui sta proprio succedendo qualcosa! Tutte quelle strane creature sbucano da ogni angolo! Temo che sia ancora opera di Cortex. Ci sarà qualcuno che indaghi. Uno coraggioso e impavido. Che se ne occupi, ma abbiamo solo Crash. E dovrà pensarci lui. Crash! Crash, temo che Cortex stia facendo una delle sue. Questa volta ha ingaggiato due creature simili ai draghi per rubare i cristalli del potere. Bisogna fermarli. Ogni piattaforma di trasporto nella giungla porta un cristallo viola. Non possiamo lasciare che Cortex si prenda. Aspetta ancora a te salvare il mondo, Crash. Come avete capito, io ho cercato di imitare il più possibile le voci vere. Parliamo con Coco. Crash, sono riuscita a costruire un portale di trasporto per le altre parti del mondo. Ma in ogni area dovrei raccogliere 5 cristalli viola per attivare il portale per la sessione successiva. Buona fortuna, Crash. Ok. Niente, questo gioco qua è... insomma, a differenza degli altri Crash che è un platform, questo qui è sostanzialmente basato sui minigiochi, questo qui è il problema di questo affare. Che, cioè, hanno unito Crash e Spyro, che sono sostanzialmente gli idoli di tutti i bambini, ex bambini della mia età, insomma. E poteva farci un platform qualcosa, invece ci ha fatto sto affare. Cioè, è divertente, però dai, cioè, è un'occasione d'oro, me la sprechi così. Anche perché prima di rivedere Crash e Spyro così in forma, passeranno dei secoli, amen proprio. Ok. Ai minigiochi non mi ricordo che ce ne fosse nessuno di difficile, quindi non sclerò neanche più di tanto. A parte alcuni minigiochi che... Ecco, il problema di questo gioco qua è che c'ha dei comandi di merda. Sono veramente mal calibrati. Però per il resto il gioco non è malaccio. Ho preso anche la gemma, vai. Ok. Abbiamo 100 mele e adesso vedete una cosa. Di solito quando avete 100 mele prendete una vita, no? Qui no! Qui dovete tenere 120.000 mele. Vumpa, vabbè, quel cazzo che so. Ok, sblocchiamo, però non dobbiamo andare di qua per ora, però dobbiamo cercare gli altri livelli così. Comunque quei dinosauri con la faccia di Spiro non sono neanche una cosa furba da fare. Cioè, cosa si fa Cortex di vestire i nemici da Spiro? Cioè, cos'è? Crash è così mongoloide che non si accorge che Spira è più basso degli altri. Questo gioco qua, vabbè, in teoria non dovrebbe essere, non dovrebbe contare più di tanto, ma in teoria non dovrebbe essere tipo, non so, ambientato prima o dopo tu insegni, perché tu insegni Crash conosce Spira, quindi in teoria è ambientato prima. Non so neanche quale sia uscito prima dei due. E infatti anche delle pipe su queste cose qua, cioè è un periodo in cui Crash e Spyro venivano fatti giochi a caso. Perché questo qui è rubato da Crash Bash. Anche i comandi proprio. Però è un'idea carina se non detestassi dei giochi con i cani armati.
Sì, questo gioco qua è più che altro è interessante giocarlo così, perché come gioco in sé non è che sia nulla di particolarmente wow, cioè è un giochino che giusto per far contenti chi vuole vedere un gioco con Crash e Spyro insieme. Però Crash e Spyro insieme stava meglio su All Stars, secondo me, non su sto coso. Vabbè, sappiamo che è impossibile, quindi anima in pace. E quelli che non deve stare in pace. Ma vuoi distruggerti? Oh, finalmente. Ok. Direi che il nostro obiettivo è qui. Sì, lo so, non sto prendendo tutte le casse, ma del genere non mi faccio nulla. Tipo sblocca i miei giochi, quelle cose, io non devo fare il 100%, io devo fare il completamento del gioco. Però non so neanche se lo farò, perché non mi ricordo quanto è lungo. Se deve essere tipo 10 parti, tanto vale che lo interrompo, sinceramente. Perché preferisco utilizzare il tempo del mio canale in giochi più belli. Vedo quanto tempo ci metto a fare le prime parti. Se vedo che dopo diventa troppo lungo, cioè piuttosto lo rimando a qualcos'altro. Poi sì, i giochi mi sembrano abbastanza brevi. Qui bisogna semplicemente... Questo qua è un bastardo, perché se mi spara muoio. Qui bisogna colpire i denti di questi cosi. Niente di particolarmente difficile. Ok. Qui basta che stiamo in piedi fino a che... Questo è da bastardi, questo è da figli di puttana, mi dispiace. Vabbè. Può succedere, dai. Non è la fine del mondo. Solamente la fine del mondo di come lo conosciamo noi. Ok. Ah, quindi con la barriera non devo colpire tante volte, devo colpire semplicemente sopra. Buono a sapersi. Ok. Senta. Porca puttana. Ok, non è così facile come ricordavo. È un po' impegnativo, dai. Nulla di particolarmente impossibile, ma sicuramente più di quanto mi ricordavo. Quelli vedi atterrano più in fretta. Sono quelli di cui devo occuparmi per prima. Ok. 17, 18, 19, 20. Cristallo. Vabbè, non... devo dire la verità, me lo ricordavo più brutto sto gioco. Non mi sta dispiacendo. Che me ne faccio di burde, gatte? Sto semplicemente navigando qui. Ah, Riccone. Ehi no, sono Riccone. Benvenuto nel mio negozio. Ho delle figurine che narrano le tue avventure. Vieni dentro e compra qualcosa. No, mi dispiace, non ho voglia di spendere soldi. Non è il caso di fare shopping, c'è crisi e tutto il resto. Dove devo andare? Ta-ta-ta-ta. Ok, dove devo andare? Dai. Spiro, muori. Vedeme da cazzo. Piattaforme. Qui ci sarà qualcosa di buono. Tempo che è passato? 8 minuti, dai, ci sta. Discesa del fiume, non mi ricordo cos'è. Ah, sto coso. Questo qui non è rubato da nessuna parte. Forse è Pescape. No, mi ricordo il Pescape, non è sicuramente rubato da quello. Però dai, è originale. Il vortice rosa non si può guardare. Proprio, non potrebbe essere un colore un pochino più adatto a un vortice, tipo blu, non lo so, proprio. Io azzardo un colore, ma... No. No, via da me, via da me. Ok. Questa missione non è nulla di che, nulla di difficile. Un'altra missione, sono passati solo 9 minuti. Ok, ci manca un cristallo. La cosa brutta di questo gioco è che non ti dice dove sono i cristalli. Sarebbe comodo saperlo.
Perché quel tizio non c'aveva la faccia di Spiro, quindi non aveva senso. Ma poi tipo, vabbè, capisco Crash che non ha mai fronteggiato questi tizi prima d'ora, ma Spiro, conoscendo i Rinok, i Ripto, vabbè, in realtà sono i Rinok, però... Visto che sto gioco qua è diversamente... No, è ugualmente Spiro 4, li chiama così, Riptok. Vabbè, che Spiro 4 chiama direttamente Ripto. Grande originalità. Comunque sì, vabbè, in teoria Spiro non dovrebbe conoscerli. C'è una maschera di Crash, non è che li rendono irriconoscibili, eh. Sono i soliti amici che ho sempre affrontato con la maschera di Crash. Allora, che Spiro non combatte i nemici di Crash. In quel caso avrebbe anche senso la cosa. Un pochino. Boh, non lo so, Spiro Fusion non l'ho mai giocato. Però cioè, a quanto ho capito è la stessa cosa di questo, però con Spiro. Anche perché tipo sono compatibili uno con l'altro. Che tu avevi il Game Boy, no, avevi Spiro Fusion e Crash Fusion, non potevi giocare tutti e due. Cioè, in sincrono, cioè non in sincrono. Si leggeva una vicenda, ecco, diciamo così. Come Portable Ops e Portable Ops Plus per la PSP, insomma. Ok. Dovrei sapere dove è l'ultimo cristallo, giusto almeno per saperlo. E dai, non sopporto che in questo gioco non ci sia la mappa, la roba più stupida potevamo decidere. Qui c'è cosa che si precipita, nessun cristallo, quindi. Qui c'è l'inizio. Dai, stupido gioco. Andiamo sempre avanti, troverò qualcosa. Aquaku, dammi una mano. Allora, torniamo indietro, che vedo qui non c'è un tubo. Aquaku, dimmi dov'è l'ultimo cristallo. Oh, cosa? Ah, mi sta dicendo di quella schedina là, come ne frega la schedina. Qui? Ah, è il mini Rocky Crunch che non ce ne frega nulla. Ah, eccola qua. Pecore di fuga. Ah, qui dobbiamo lanciare con le bazzucate le pecore. Ok, questa cosa non è carina, mi dispiace, ma... Crash sparava le bumpa, la bazooka, non i missili. Questo qua è inutilmente violento. A parte comunque l'animazione delle pecore è bruttissima. Guarda, sembra tipo presa da un qualche giochino in flash spastico. Ma la faccio meglio io l'animazione della pecora che viene uccisa. Con Paint. E con una mano sola. Mentre ho la diarrea. Poi mentre dormo e mentre sono legato dietro la schiena a testa in giù, ecco, in quelle condizioni riesco a fare un'animazione migliore di quella che gli hanno fatto a ste povere pecore. Yeah, abbiamo preso il cristallo, questo vuol dire che abbiamo finito questa parte anche, quindi qui è Fred Fox, alla prossima, ci vediamo alla prossima parte di Crash Fusion o di qualcos'altro se non mi sarò rotto di fare lo story play. Quindi ciao.